Amici, oggi, come avrete letto dal titolo, andiamo a costruire, o meglio, l'ho già costruita, quindi andiamo semplicemente a pescare, si spera, dei libri, tramite una farm di pesca semi-automatica, funzionante, tipo è l'unica che funziona, che avevo costruito in precedenza, tipo ad aprile, era verso Pasqua. Quindi mi sono andato a rivedere il mio tutorial, che per chi se lo fosse perso mi invito ad andarlo a vedere, funziona, è l'unica che funziona. L'ho rifatto nella serie hardcore e quindi sbam che oggi proviamo a pescare dei libri interessanti, perché ovviamente dobbiamo andare a incantare le armi per proseguire la nostra lotta contro l'Ender Dragon, o meglio, si deve ancora iniziare la lotta, però vabbè, avete capito. Quindi amici, farm di pesca automatica fatta, speriamo nei libri, vi invito a lasciare un piace, un commento, condividere il video e seguirmi in questa avventura contro l'Ender Dragon. Iniziamo. Perfetto, siamo proprio spawnati davanti alla farm di pesca, che ovviamente funziona, ho fatto un paio di tentativi, ho pescato sta roba. Allora, non sarà un video tutorial, che appunto non sto a spiegarvi come l'ho fatta. Se appunto volete vedere come e soprattutto se funziona, il se funziona ve lo faccio vedere adesso. Sto parlando per non fare il taglio, per farvi vedere se funziona. Dai dai, ti prego. Ok, voi dovete usare una canna da pesca assolutamente incantata, perché la mia fa schifo. Ci metterò 3 ore, quindi mi sa che mi conviene fare il taglietto. Dai gioco, ti prego. Ti prego gioco. Devo fare il taglio. Ok, allora vedete, ha pescato, la canna da pesca è andata giù, basta semplicemente schiacciare l'L2 sulla play che sbam vi darà uno schifoso pesce, però se avete una canna da pesca utile funziona. Quindi, nell'episodio di oggi, ciao bel cagnolino, voglio catturare quel cane. Come si catturano i cani? Come si catturano i cani? Dannazione, devo cercare su internet. Allora ho scoperto che... No, dove è andato? No, dai, ho scoperto che bisogna dargli le ossa. Salve. Addomestica. Sì, siamo amici. Siediti, alzati. Sì. Gli dovrei dare un nome. Vabbè, stai qui. Fai da controllore. Sì, abbiamo addomesticato un cagnolino. L'episodio parte non bene, di più. Oh! Allora, cos'è che dovevo fare? Ah già, dovevo andare a pescare. O dovevo fare qualcos'altro, mi sono dimenticato. Vabbè, nel dubbio peschiamo e poi incantiamo. Mi faccio dopo anche il piccone di Diamond. Però speriamo di fare qualcosa di buono. E mi dovrei anche fare uno scudo, me l'avete detto in 757. Però non vi ho ancora ascoltato. Quindi io mi metto a pescare. Speriamo di trovare qualcosa di... Cioè, sai cosa? Devo trovare dei libri più che altro. Cioè, non più che altro, sostanzialmente voglio solo trovare dei libri. La vedo un po' dura, però ci proviamo. Ora, quindi, in caso vi faccio un mega taglio, starò qui un bel po'. Ci vediamo dopo. Oh, vediamo, attenzione, in diretta. Ho pescato qualcosa in diretta. Ah, no, non è vero, non è sceso. Oh, c'è un tipo. No, che cosa tocchi il mio cane? Cosa? No, lo ammazzo. Io questo... Sei un deficiente, è morto il mio lupo. Infami schifosi, mi avete ucciso il lupettino mentre pescavo. E tu cosa ci fai qua sotto? Ti ammazzo, io ti ammazzo. Oh, esploso subito. Mi ha pure dato una freccia che butterò via per disrespect. E torniamo a pescare senza il lupo. 3 hours later. Allora ho gli occhi distrutti. Per voi è passato un secondo. Per me è passata, ora ve lo dico subito, 1 ora e un quarto, 1 ora e 20. Sono salito anche di 10 livelli per quanto... Cioè, ora vi faccio vedere quanto ho pescato. L'ultimo lo voglio fare con voi in diretta. Ok, apriamo. Salve. Allora, pesce tropicale. Indistruttibilità 2 ci sta. Efficienza 1, che è quella del piccone. Protezione 2. Fortuna del mare. Bene, che me lo metto subito sulla canna da pesca. Lì, affilatezza 3. Oh, affilatezza 3, buono. E atterraggio morbido, che in italiano è feather falling. Qua cosa c'era poi? Vabbè, li lascio lì, sinceramente. Ma sto morendo piano piano dentro di me, ok? Cioè, ora devo fare una... Anzi, faccio un attimo una pausa, vado a mangiare e poi torno. Allora, vediamo quindi, volendo, cosa potrebbe uscirmi sulla spada. Indistruttibilità 3, 2 e flagello degli artropodi, che non so semplicemente, sostanzialmente, a cosa serva. Quindi mi voglio mettere affilatezza per ora. Dovrei avere esatto... Che spavento! Mi sono spaventato tantissimo! Deficiente, non farlo mai più. Allora, mettiamo affilatezza 3 e sbam! Abbiamo già la spada devastante. Poi, cos'è che si può mettere? Protection, volendolo posso mettere qui. Metto un po' tutti gli enchantment della situazione. Ora che abbiamo tutte queste cose potentissime, dobbiamo farci la mele d'oro. Però ovviamente l'oro non ce l'ho o non ne ho abbastanza. Sapete che... Allora, come si fanno le mele d'oro intanto? Cerchiamo. Allora, mi sono informato e in teoria la mela d'oro, quella, la Notch Apple, non si può craftare, perché prima bisognava mettere tipo tutti i blocchi d'oro intorno, ma adesso a quanto pare
Non si può craftare. Io però, ok, che c'ho l'oro e tutto quello che volete, ma non c'ho il, come si chiama, le mele. Quindi dovrei distruggere gli alberelli, trovare delle mele. Ne trovo almeno, boh, quante ne prendo? 3 o 4, 5 o 6. Oh, mi sto pentendo di averle buttate via l'altra volta. E poi andiamo a prenderci tutto l'oro che vogliamo. Volendo possiamo andare nel Nether, che l'altra volta appunto è stata una mini esplorazione alla veloce, anche perché non trovavo più la strada di cassa. E quindi, appunto, volendo possiamo andare nel Nether. Però, per prima cosa, devo trovare delle mele. Quindi, ci vediamo tra un bel po' di tempo. A me la crafting table e mela d'oro per noi. Perfetto. Dai, entra, maialino. Allora, tu starai qui per sempre con me. Non dimenticarti di me quando diventerai grande. Ah, qua si possono fare le pozioni. Ah, no, sapete cosa. Maialino? Vabbè, sapete cosa dobbiamo fare in teoria? Sto dormendo sotto il culo di un maiale, letteralmente. O meglio, dovremmo trovare i blaze. Che facciamo? Andiamo nel Nether? Allora facciamo così, andiamo nel Nether e vado alla ricerca dei blaze. Ok, te la sei cercata. Perfetto, te la sei assolutamente cercata. No, c'è un creeper dietro! Perfetto. Niente, mi sa che mi tocca fare un giro di esplorazione e vedere sostanzialmente se trovo o meno una base. Quindi in caso ci vediamo dopo, o comunque ci vediamo quando trovo qualcosa di interessante. Cioè, io ero lì che esploravo, sono letteralmente a 2 metri da casa e guardate cosa ho trovato. Una base. Cioè, allora avevate ragione, io ho detto, vabbè, ma sarà stralontana da casa, non la troverò mai. Invece, sbam, che me la sono ritrovata sotto gli occhi la base. Allora, perfetto, almeno non ho dovuto neanche perdere troppo tempo, ci avrò perso neanche 5 minuti. Mettiamo l'acqua che esce. Quindi ce ne scendiamo a piedi, ci buttiamo? No, dai, non voglio buttarmi e spaccarmi le ginocchia. Ok, è stato involontario. Guardatele lì! Perfetto, stavo cercando voi, bitches. Allora, è anche in uno spot, cioè in uno spot, sì, in un posto ottimo perché sono ben intrappolati qua. No, calmi che stavo cadendo, calmissimi, molto calmi. E ora in teoria dobbiamo prenderli a schiaffi. Ora, anche loro ci prendono a schiaffi, quindi molto male, devo inventarmi qualcosa. Allora, fermi perché di morire bruciati, anche no. Mi butto a capofitto, no, non fatemi buttare a capofitto. Mi butto, no, c'è pure il Wither coso. No, ok, chiudi, 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 chiudi. Perché mi si è esplosa l'acqua? Perché è esplosa l'acqua? Morite tutti, morite tutti. Tutti dovete morire. Ok, panico, panico. Vai le sberle, yeah. Ok, quante blaze cose abbiamo? 4, quindi 4. No, quindi 8. Ok, però ne voglio altri, onestamente. E volendo, dopo se troviamo anche i Wither, andiamo a picchiare anche loro. Sì, so che sto facendo troppe cose rischiose. Però, hey, è il mio mestiere. No, non è vero, me lo sto inventando adesso. Mio Dio, non voglio morire. E niente, aspettiamo che spawn. Ok, siete spawnati un po' troppo in fretta. Salve, salve signori Blaze. Salve, voglio solo i vostri loot. Perfetto, sembra tipo fatto apposta per ittarli e loro non ci colpiscono. Venite, venite. Sì, venite, venite, stupidi. Ah, stupidi. Cioè, no, no, perché ho aperto? Sono stupido io. No, ecco, ci ha widerato. Ci ha widerato. Ciao, ciao, ciao. Ci ha widerato. È stato bello. Ciao. Puscio, senza paura, colpisco tutti. Massera, zero paura, li colpisce tutti in testa. Sotto, quante ne ho trovate? 2, perfetto. Perfetto, basta. Tutte quelle che mi servivano, siamo arrivati a 20. Possiamo anche andarcene. Ora, non so se, cioè, molto probabilmente lo faremo in un prossimo episodio. Ma mi servono. Dicevo, mi servono le enderpearl. Scrivetemi nei commenti come trovare o fare facilmente una farm di Enderman. O comunque, non una farm, anche semplicemente trovarli. Perché dopo quelle, in teoria. Abbiamo fatto tutto e possiamo andare a sfidare il drago. Moriremo perché moriremo, però possiamo sfidare il drago. Dovrei farmi anche delle pozioni per il drago, quindi poi mi vado a vedere quali pozioni sono meglio e quali sono peggio. Però direi che stiamo esplorando bene, cioè abbiamo esplorato bene. Non al meglio, perché non l'ho esplorata tutta, però dai, bene. Cioè questa serie è fortunatissima, eh. Cioè, voi non avete idea di. Ho trovato 2 villaggi attaccati. Un botto di diamanti. Che volendo mi faccio un altro giro in miniera uno di questi giorni. Smeraldi che volendo possiamo tradare con i villager. Blaze li ho trovati in parte a casa. L'unica cosa è gli Enderman. O che trovo uno spawner di Enderman, ma non esiste. Ma diciamo che con la. Stavo morendo malissimo. Con la fortuna che ho potremmo trovarlo. Però, cioè, bene, questa serie sta andando fin troppo bene. Infatti, sono sicuro che morirò. Appunto contro l'Ender Dragon. Cioè, ma di fisso ci muoio, quindi sarà un poco lieto finale. Questi, a meno che non muoio contro questi tipi perché sono troppi e mi fanno molta paura.
Dai, muorici. Su, 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 su. Ragazzi, ci sto morendo. Sto morendo per colpa di sti tizi. Cioè, io ve lo dico proprio in sincerità. Mi stanno uccidendo. La piantiamo? Oh, mi stavano uccidendo quegli idioti. Quindi, vediamo se trovo un'uscita. Che spavento. Quindi, appena finisce sto fuoco, provo a tornare a casa. Sarà dura, però ci proviamo. Casina, casina, che bella casina, casina. Ora devo solo trovare le Ender Pearl. Non le troveremo adesso, sarà oggetto del nostro prossimo episodio. E appunto mi scrivete come faccio a trovarle facilmente. Quindi ho fatto un'altra doppia cesta e in quella ci voglio mettere tutte le cose utili appunto affinché possa andare a sfidare il Wither. Qui mi ero fatto un altro secchiello. Sì, il Wither. L'Ender Dragon. Quindi ci prendiamo tutto, l'essenziale. Quindi mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Mi do pure una sistematina, perché è doverosa. Io vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia... Vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2.45, con un nuovo video. Ciao!